primo. Secondo, oggi, che il capitalismo ha vinto fino al punto che si presenta come destino ineludibile e privo di alternative per tutta l'umanità e vieta perfino che si possano nominare i problemi che esso genera, quelli esterni, quelli ecologici e quelli interni, cioè quelli relativi allo squilibrio che esso porta dentro di sé. Torno a dire, siccome io ho l'onore di frequentare posti alto borghesi, dove ci sono quelli che comandano, non io perché io li vedo, ecco, la linea fondamentale è negare sempre, negare le evidenze. Negare le evidenze. Quello trovato dalla moglie con la mente che dice quale donna? Di cosa stai parlando? Non c'è nessuna donna qui con me. Quale alienazione? Quale esternazione? Quale problema? Se ci sono dei problemi li hanno generati i politici che non danno retta ai consigli degli economisti. Mi è stato detto così. Secondo, bisognerà che nelle scuole si insegni a introiettare i valori e le logiche dell'ordine e della legge. Questo detto da persone che normalmente sembrano buone, brave, civili. E questo è ordoliberismo dello Stato puro, perché è il concetto di conformità teorizzato da Rebke, che è uno dei più importanti autori dell'ordine e della legge, in libri tradotti in italiano. Concetto di conformità. Il concetto è, cara gente, non crederete che questo sistema economico-politico di cui sto parlando possa sussistere in ogni contesto. Ci sono dei contesti che gli sono nemici, bene, quei nemici vanno eliminati. Fine. Vanno eliminati possibilmente come uomo. Ciò che è la politica serve a conservare l'alto movimento equilibrato del capitale. Questo alto movimento ha dei nemici, i cartelli capitalistici, i sindacati e tutti gli intellettuali che insegnano a trovare le contraddizioni dove non ci sono. Attenzione, di che cosa sto parlando? Sto parlando della Germania, ma non di quella nazista, dove capitalisti avevano scommesso sul fatto che Hitler gli avrebbe sistemato le cose, volevano che fosse quello lo Stato forte che spoliticizzava l'economia e naturalmente Hitler di quello che volevano i capitalisti non importava assolutamente nulla, si davano fastidio di buttare in un lager e poi buttava via la chiave, non avevano fatto i conti col fatto che questo era cattivo sul serio. Ma dopo, appena metà degli ordoliberisti hanno lavorato a livelli intermedi nel Ministero tedesco dell'economia, metà era fuori, faceva l'esodo, per carità, non stiamo per nulla dicendo che questi sono i nazisti, non dico che i capitalisti tedeschi avevano scommesso sul fatto che Hitler avrebbe sistemato le cose in questa direzione, invece essendo molto cattivo gli ha scassato tutto, eccetera eccetera. Ma la Germania del secondo dopoguerra è questa roba qui. Il più abile degli ordoliberisti, che si chiama scuola di Friburgo, non si chiama ordoliberisti, si chiama scuola di Friburgo, il più abile di loro era Erhard, cioè il ministro dell'economia di Adenauer, e che queste cose le teorizzava e le faceva. E le faceva funzionare. Germania a occhio e croce funziona col nome di economia sociale di mercato, che vuol dire economia che si estende, economia di mercato che si estende a tutta la società, che è il bene più prezioso di un'intera società. E che cosa facciamo noi agli estremisti? Mettiamo tendenzialmente in galera i nazisti perché non possiamo non farlo, e i comunisti perché ci piace farlo, che è esattamente quello che ha fatto la Germania, bomba, con Berlusconi, eccetera.